Anche lì ci sono delle discrepanze perché Dicesco ha affermato appunto di essere stato nella notte con Moana e la madre dice pure lei che è stata nella notte, che l'ha accarezzata, che l'ha pettinata, che gli ha messo in mano il rosario, Facciamo un eccetera. confronto, perché la signora Pozzi, la mamma di Moana, avrebbe dovuto precederci e fare lei la denuncia Sì, contro Antonio perfetto. Cesi. Allora, vedi che viene sul mio discorso, cioè quello di trovare una verità su Moana. Io questo chiedo. Io non strumentalizzo e tantomeno lucro su niente. Per cui ognuno di noi dovrebbe essere talmente coscienzioso e talmente coraggioso da affrontare l'argomento per venire alla verità. Se tu la sai, dilla finalmente. Noi abbiamo mandato a Lione giornalisti come anche di chi l'ha visto, E l'abbiamo come visto che ha Uccilla, tirato che fuori. ha Riccardo scavato il più ha tirato fuori possibile. dei documenti Un che attimo, non Roberto, sono fermiamo i un attimo giusti, Riccardo Schicchi, cioè però. sono discrepanti anche quei documenti, come se fossero di un'altra persona. E tu lo sai meglio di me, è inutile che ci urliamo nel manico. La persona che era vicina a Moana era Antonio, E allora perché l'ultimo giorno. la madre dice che, non lo è, che era anche lei vicino? Perché la Era in madre dice albergo, che è non era venuta a vicino a Roma? Moana. Scusa, Antonio, senti. Riccardo, vicino a Moana c'era la madre e Dicesco, dicono loro, perché io non c'ero. Però nel racconto di Dicesco, Dicesco stesso dice che la mattina dopo stava la madre raccogliendo gli indumenti di Moana e dopodiché sono partiti per l'Erma e dall'Erma a Roma. Allora mettiamoci d'accordo, se Dicesco un giorno pure lui dice una cosa e un giorno dice un'altra, cioè che non c'era la madre. Quindi anche qui ci vuole la verità. Allora, Dicesco ha detto che non c'era la madre? Perché allora in altre occasioni ha detto che c'era la madre? La madre stava in un albergo vicino all'ospedale Ma e no, si recava lei. saltuariamente, a Sì. differenza Vabbè, di tu altri che allora, non sono andati. soltanto Dicesco stava lì che andava a passeggio con lei, almeno a chi l'ha visto ha detto questo, che andava a passeggio per Lione, mano nella mano, e poi dopo sono tornati in albergo, cioè in hotel de Die, dopo nella notte lei se n'è andata e lui si è svegliato. Stop. Cioè, c'è Lei se n'è qualcosa che non andata, ma quadra. scusate, c'è un ospedale che penso sia in grado di dimostrare Ma i che documenti una che sono persona ha usciti avuto un arresto dall'ospedale non cardiaco. parlano. Scusa, Riccardo, i documenti che escono dall'ospedale non parlano di Anna, Moana, Rosa, Pozzi di anni 33 e mezzo, quello che aveva, ma parlano di una fantomatica Anna Pozzi di anni 32 e lo stesso fa la Ghigliotteri. Dove dice appunto che non è poi un documento ma è un registro in cui anche lì ci sono delle discrasie, ci sono delle discrepanze. Cioè la documentazione, caro Riccardo, e tu lo sai meglio di me, è inutile che ci nascondiamo, la documentazione è lacunosa, frammentaria e addirittura anche bugiarda. E sono documenti che i documenti veri, perché i documenti veri parlano sempre di Anna Moana Rosa Pozzi, nata a Genova il 27 aprile del 1961 e tra qualche giorno ne festeggiamo, cioè ne ricorderemo il suo anniversario. Perché lo fanno? Invece altri documenti sono soltanto Anna Pozzi. Oppure anche ieri un personaggio molto importante nel campo della pornografia ha detto che Moana non faceva mai le analisi di HIV e abbiamo due documenti che risulta che dicono il contrario. Allora che c'è? O queste Si persone aggregano altre bugie, dicono altre tutte le speculazioni. bugie, non disperdiamoci adesso, oppure restiamo sul discorso del io mistero sulla scusa presunta Antonella, morte o aspetta. morte avvenuta. Io soltanto vado avanti soltanto con i documenti, caro Riccardo. E se ti dico che io avevo un impegno reciproco con Moana, quell'impegno lo sto portando avanti, al contrario di tanta altra gente. Perché Riccardo, Non ti sento più. no, sono Antonello De Pierro. Riccardo, mi senti? Pronto? Riccardo? Forse c'è un problema con la linea. Se proviamo a riattivare il collegamento intanto con Riccardo Schicchi, però nel frattempo ne approfitterei per mandare in onda la pubblicità. Così ritorniamo subito, cerchiamo di ripristinare il collegamento con Riccardo Schicchi. Radio Roma, al centro della musica. Ancora in studio e stiamo parlando appunto con Riccardo Schicchi, vediamo un po' se riusciamo
siamo riusciti forse a ripristinare il collegamento appunto con Riccardo Schicchi. Bene, bene. Questo punto già, perché stiamo parlando. Pronto? Eccoci Riccardo, abbiamo rivisto il collegamento. Pronto, ci sei? Pronto? Proviamo nuovamente se riusciamo. Credo che comunque ritorniamo ancora in studio. Tu intanto Loredana, sì. Loredana Pontevi, perché tu sei un po' taciturna, perché sarà che vabbè, Brunetto parla molto effettivamente. No, giustamente Brunetto ha tanto da dire, io mi informo. Tu che idea ti sei fatto di tutto ciò? L'idea sì che è molto complessa tutta la situazione, che ci sono tante bugie in ballo proprio da tutte le parti. E pure queste ultime dichiarazioni mi suonano veramente strane. Adesso, quell'ultime, per esempio sulla morte, sulla presunta eutanasia, oppure mi sembrano veramente strane, mi sembrano abbastanza concordate. Ma comunque, anche se fosse vero, sarebbe una cosa bruttissima. Ma mi sembra, sai, tu vai avanti, poi ti dico che tu hai fatto male, poi ci rimettiamo d'accordo. Mi sembra tanto strano tutto quanto. E così che sta ritornando Riccardo? Forse sì. Eccoci nuovamente, Riccardo? Sì, c'è qui in campagna. Ce l'abbiamo fatta. Relative. Senti, no, ti volevo dire, tra l'altro, Brunetto Fantauzzi ha portato qui dei documenti, effettivamente, che non avevo mai visto. La prima volta, insomma, che. E ci sono, per esempio, dei documenti di una denuncia presentata da una persona che quello che è stato riscontrato dopo 2 mesi dopo la presunta morte o morte insomma avvenuta, e c'è stata una denuncia di smarrimento presentata presso i carabinieri di un paese in provincia di Alessandria, e dall'identificazione appunto sembra proprio Moana, infatti se adesso dovrei averla qui davanti. Spiegami tutto, che non ho sentito perché mi sto spostando. No, ci sono dei documenti, però una cosa mi ha colpito molto, insomma, tra i documenti che ha prodotto appunto Brunetto Fantauzzi, dalla disamina dei documenti che ho fatto qui in radio, effettivamente questo è un documento che non avevo mai visto, e c'è una denuncia che effettivamente c'è un mistero che aleggia intorno alla morte di Moana, tra l'altro un grande personaggio che è stato addirittura, penso che sarà... un personaggio che non morirà mai, insomma, scritto è impresso a carattere indelebile appunto sulla storia appunto del XX secolo. E comunque c'è stata questa denuncia appunto tra i vari misteri intorno alla morte, una denuncia presentata da Moana Pozzi proprio, almeno dall'identificazione sembra fosse lei, presso una caserma dei carabinieri, una denuncia di smarrimento, una caserma dei carabinieri 2 mesi dopo la sua morte. Stiamo parlando del mese di ottobre, un mese e mezzo dopo all'incirca. Smarrimento di che cosa? Smarrimento di documenti di una macchina, mi sembra un libretto di una macchina. E poi si parla invece di un mutuo che lei avrebbe stipulato 9 mesi dopo la morte. Queste sono le cose che un po' mi hanno colpito tra i documenti che ha presentato appunto Brunetto Fantauzzi. Tra l'altro qui c'è una piattaforma documentale molto stabile effettivamente su queste cose. Questo è un... No, questa è una richiesta di attestato di sepoltura. Di questo è il comune di Lerma. Ci sono delle cose, insomma. Il sindaco che smentisce. Addirittura che Brunetto ha ipotizzato, almeno da quello che è così, una eventuale possibile. Ecco, no, quello che va, eccolo qui. Ha trovato la denuncia di smarrimento. Ci sei, Riccardo? Pronto? Che data porta? Questo documento 10. Porta il 21/10/94. Denuncia come? Luogo del fatto Alessandria 21/10/94 Mornese, no? Stazione Carabinieri di Mornese, provincia di Alessandria. Sì, ma scusate, ma se una persona fosse fuggita, cos'è possibile che stava malissimo? Non vada ai carabinieri a fare una denuncia di sbarrimento, questo è fantascienza. No, però quello chi lucra su sta cosa? Io sto vedendo però questo documento, questa è una cosa che mi sta lasciando un po', cioè mi ha colpito molto, devo dire, questa cosa, perché io ho fatto una puntata poi anche alla luce di quello che è successo in questi giorni. Tra l'altro io volontariamente non ho contattato appunto Antonio Di Cesco, perché non volevo assolutamente entrare appunto nel merito di questa cosa più di tanto, però infatti era molto, sto seguendo da molto tempo il fatto, le cose che sostiene appunto Brunetto con delle prove insomma che lui ha portato del fatto sui documenti. Io non voglio, non faccio chiacchiere. C'è dei documenti effettivamente che non che sicuramente non, cioè non dicono che è morta o non è morta o che sia viva, ci sono sicuramente delle discordanze, insomma delle contraddizioni in alcuni documenti, come questa qui per esempio mi colpisce.